Ciao, sono Tommaso Faravelli, vengo da Codevilla e stasera vincerò il Banana Quiz perché sono il numero uno e dedicherò la mia vittoria a Marco Cignoli. Ciao, sono Simone Bigiorno, vengo da Tortona e vincerò il Banana Quiz per vincere una scommessa finalmente con il mio amico Luca Salvador. E non vedo l'ora che cominci questa finale. Ciao, sono Francesco Marigioli, vengo da Lungavilla e vincerò la finale del Banana Quiz perché l'ignoranza è una dote per pochi. Ringrazio il mio prof dell'università, Ugo Gianazza. Ciao, sono Sara Gualco, vengo da Pontecurone e stasera vincerò il Banana Quiz, così finalmente tutti i miei amici saranno contenti. Ciao, sono Almante, H. Regina Bibbi, e vengo da Tortona e vincerò il Banana Quiz perché... sono intelligente. Ciao, sono Giulia, vengo da Salice e non vincerò il Banana Quiz perché non so niente. E quindi benvenuti alla finale del Banana Quiz. Eccoli qua i nostri concorrenti, i nostri finalisti pronti ovviamente a sfidarsi per accaparrarsi il titolo di vincitore o vincitrice di questa quarta edizione del Banana Quiz. Ma prima di cominciare io devo far entrare qua con noi una persona, la nostra assistente ex valletta, ormai no, non è più una valletta. Signore e signori, Lella! Un applauso a Lella! Buonasera Lella, vieni pure qua. Come stai Lella? In mezzo agli uomini, ovviamente, buon gustaia, come stai? Bene, voi? Come state? Bene, stanno bene. Allora, c'è una cosa che i nostri finalisti non sanno. Lella ha in mano delle buste bianche. Ora, ognuno di voi dovrà pescare una di queste buste, sulla quale andremo ad apporre il vostro nominativo. Soltanto alla fine del primo round scoprirete il perché di questo procedimento. Allora, Lella, via! Direi dalle donne per galanteria, in ordine, così come sono, casuale. Certo, in ordine totalmente casuale, non abbiamo... Andiamo dal Mante. Ok, allora, Matteo, io ti suggerirei di velocizzare. 1, 2, 3, via! Abbiamo finito, come vi avevo detto è stato velocissimo, grazie mille Lella, dopo. Ciao. Vi vado a raccontare come funzionerà questa serata, ci saranno due round e un duello finale. Nel corso del primo round ogni concorrente avrà la possibilità di pescare 6 domande dalla nostra scatola delle domande. Non ci sono banane, non ci sono scimmie, possono sbagliare in maniera illimitata. Per ogni risposta data correttamente ogni concorrente otterrà un punteggio pari a 5. Ovviamente alla fine del primo round andremo a sommare tutti i punteggi e verificheremo chi avrà vinto il primo round. Attenzione perché dal primo al secondo round saranno in 3 a passare, per cui soltanto i primi 3 avranno accesso alla fase successiva. Chi risponderà correttamente a tutte e 6 le domande avrà un ulteriore bonus pari a 10 punti, niente di meno che 10 punti. Dato che cominciamo in ordine alfabetico, cara Almante, la prima sei tu. Un applauso ad Almante! Ed eccoci qua, Almante, buonasera! Buonasera! Come ti senti? Bene! Direi di cominciare. Primissima domanda. La batteria è uno strumento a... percussione. Lei mi ha risposto che la batteria è uno strumento a percussione. La risposta è... percussione! In che anno è stato lanciato il sistema operativo Windows XP? Via. 5 secondi. 2006. Lei mi dice 2006. Perché 2006? Ho sparato a caso. Non dovevi dirmi che hai sparato. Dovevi vantarti di conoscere l'anno. Non è vero, no? Era il 2001. E quindi 0 punti. Completa la strofa di questa canzone. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Quest'estate. Sì. 8 secondi. Mangerà. Faccio quello che voglio. Che mi va? Quest'estate sono... no, non lo so. Fuori controllo. E del testo tanto non ne ho bisogno. Non mi piace Rovazzi. Però lo sai che è Rovazzi. Sì, lo so che è Rovazzi, ma non la so sta canzone. Non la sa, niente. 0 punti anche in questa domanda. Era sono fuori controllo e del testo tanto non ne ho bisogno. Mi devi dire dove sorge il sole? Via. Est.
Lei mi risponde est. Non ha atteso neanche due secondi per rispondere. Guarda qual è la risposta corretta. Est. È est. E quindi siamo a 10 punti per Almante. Qual è il gerundio del verbo essere? Via. 5 secondi. Sarei. Il gerundio del verbo essere è... Studiati. Non hai mai studiato i verbi in vita tua? Sono l'indicativo, il congiuntivo. Dimmelo. Che cosa? L'indicativo, congiuntivo, quello che vuoi. No, io sono, tu sei e gli eri. Sì. Proprio la base. Sì. La roba più elementare. La risposta corretta era essendo. Ma... sì, era essendo. 50 secoli. Quanti anni sono? Via. 50.000. No, 5.000. Lei mi ha risposto 50.000 anni corrispondono a 50 secoli. Si è poi corretta subito dopo, ho detto 5.000, ma è la prima risposta quella che vale. Io so che 5.000, fate il calcolo male. La risposta corretta è 5.000. Oh. Dovevi aspettare un pochino. Non ci ho pensato. Dovevi riflettere un pochino. Vabbè, allora, per il momento ci fermiamo qua. Vediamo come ti sarai posizionata in classifica, ok? Speriamo bene. Speriamo, assolutamente. In bocca al lupo a dopo. Grazie. Ed è arrivato il turno di Francesco. Ciao. Ciao. Com'è andata questa assenza dal Banana Quiz? È stata pesante. Poi sono passato alla prima puntata e io ho passato lì. È vero, ci siamo visti che era ancora primavera. Pensa a te. Sì. È incredibile. Gli esami. Prima degli esami, come sono andati? Abbastanza bene, dai. Soddisfatto? Dietro, ci sta. Vabbè, uno ci sta, ci vuole, sennò che figura fai se non è un indietro. Infatti. Ecco, a posto. Allora, mi raccomando, se è andato bene agli esami, questa sera è il momento di dimostrare che puoi farcela anche al Banana Quiz. È la finale, ok? Prima domanda, vai. Vado. Da quante settimane è formato un anno? Via. 52. Lui mi ha risposto 52 settimane. La risposta corretta, se la ride, capito? Sorride sornione. È 52! Quanto dista la Terra dal Sole approssimativamente? Via. Un anno luce. Un anno luce. Non lo so. Tipo in chilometri? Non lo so, sarà... Boh, non lo so. 5 milioni. 5 milioni di chilometri. La Terra dista dal Sole circa 150 milioni di chilometri. Di strada. Qual è? Sì. Secondo una ricerca stilata da Business Insider, il prodotto più venduto al mondo in assoluto. Via. Coca-Cola. Lui mi ha risposto Coca-Cola. Tu sei un acquirente della Coca-Cola. Abbastanza, sì. Mm. E perché hai scelto la Coca-Cola? Perché la bevono tutti. La bevono tutti. Sarà la Coca-Cola il prodotto più venduto al mondo? La risposta corretta è... Coca-Cola. È Coca-Cola! Con quasi 2 miliardi di lattine vendute ogni giorno. Pensate, quali sono i quattro tasti della tastiera del computer che vengono solitamente utilizzati nei videogiochi per spostarsi nella scena? Via. A, S, D, W. Lui mi ha detto A, S, D, W. La risposta corretta è A, e ce l'abbiamo. S, e ce l'abbiamo. D, e ce l'abbiamo. E W, e ce l'abbiamo. Ma cioè, ragazzi, come si chiama quel gas dell'atmosfera terrestre, più precisamente nella stratosfera, che ci protegge dai dannosi raggi ultravioletti provenienti dal sole? Via. Ozono. Lui mi risponde ozoto. Primo che ho detto era ozono, quindi io ti devo tenere valida ozono. La risposta corretta è ozono. Non lo... ozono. È ozono. Ed è giusta. Lapsus. Allucinante, vabbè. In inglese ti prego, dai. Perché ridi? Perché la pro... allora, in italiano Prometheus, in inglese Prometheus, un film di Ridley Scott e prequel della famosa saga Alien, in che anno è uscito? Via. 1988. 1988. A caso. A casissimo. Quindi tu collochi questo film negli anni 80. Sì. Questo film, prequel di Alien, è uscito nel 2012.
Ah, maglia in quello nuovo. Sì. Allora ditelo subito. Sì. Vabbè, io direi che non puoi lamentarti. No, è andata bene, è andata bene. È andata bene, ci vediamo dopo. Dai, va bene. Ciao, ciao. Allora, mi stava parlando di orecchie. Le quali? Le tue, quelle della tua amica? Le mie. Perché? Cos'hanno che non? Una sventola. E quindi dovresti valorizzarle. Che cosa, che schifo ste robe qui. Ma come, ma no. Lasciamo stare le orecchie, veramente, poi mi arrabbio. Ma non sono d'accordo con te, vabbè, ciao Giulia. Ciao. Ciao. Come ti senti? Bene. Sei tranquilla? Sì, tanto perdo. Ma perché devi dire così? Guarda, tu adesso vedi, poi dopo la figura che avete anche pubblicato, cioè adesso le faccio. Cosa abbiamo pubblicato? Che l'Himalaya era sulle Alpi, per favore. Questa è veramente, tra l'altro sei credo anche nominata agli Oscar del Banana. Come miglior gaff del Banana Quiz. Va bene, allora io direi di cominciare, perché per assurdo sei anche finalista. Strano, da dire. Prima domanda, vai. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti lanciarono due bombe nucleari su due città giapponesi. Quali? Aspetta. Hiroshima e... 5 secondi. Tokyo? No. No, non è Tokyo. Lei mi ha detto Hiroshima e Tokyo furono le due città su cui vennero sganciate le bombe nucleari. Se la ridono. Sì, perché è sbagliata, certo che ridono, anch'io riderei al posto. Tu hai detto Hiroshima e Tokyo, la risposta corretta è Hiroshima e Nagasaki. E vabbè, cioè non è che posso sapere tutto adesso. La mezza risposta non vale, mi dispiace. Come si chiama la compagna di... Pier Silvio Berlusconi, via. Ma cosa ne so io? Che c***o di domanda? 5 secondi. Non lo so. Non lo so. Ah, Pier Silvio, Silvia Toffanina, ragazzi. Era scaduto il tempo. Ma come no, questa vale, cioè. Era scaduto il tempo. Per un secondo vale, cioè. Era scaduto il tempo, siamo alla finale, non posso. La risposta era Silvia Toffanini. Pensavo Berlusconi, non ci avevo pensato, devo collegare le cose. In una calcolatrice, qual è il numero posto al centro rispetto a tutti gli altri numeri? Lo zero. No, scherzo, che è zero. Il 5. No, è sbagliato. Tu le sai le cose, ma non rifletti. Lo so, me lo dice anche la mia professoressa. Mi dice la roba giusta 10 secondi dopo. 5, però vale questa qui. No, non vale, hai detto 0 prima. Sì, certo. Era 5, era 5. Raga. Quale simbolo ha il silicio nella tavola periodica degli elementi? Via. SN. Fammi lo spelling. SN. Savona Napoli. No, lo stagno SN, lo so. Cioè... Questo mi dà quella corretta, hai capito? La risposta giusta è SI. Vabbè, non è che so tutto adesso, cioè la tavola, poi è una prof di chimica, che raga, veramente quest'anno. Qual è, nel judo, il colore della cintura più importante? Nero, nero. No, nero. Sbagliate, cavate nero, dai, che colore è? Leggi. Nero, giusto. È nera, 5 punti. Una. Facciamone un applauso. Finalmente 5 punti. I corsari erano... Cos'hai contro i corsari? I corsari, Cioè, i corsari, Che sta rabbia? I corsari erano predoni che operavano nelle foreste, sui monti o sul mare? Via. Sul mare. Lei mi dice che i corsari andavano per mare. Andavano sulle navi, se andavano in montagna sulle navi, non so, cioè, raga, veramente. È il mare! È il mare! Oh. E quindi? No, un'altra? No, è finito, no? No, che un'altra? No! No. Dopo che rispondo 5 secondi dopo, 20, 30, che il tempo mi date? È polemica questa ragazza, è polemica. Adesso distrugge la videocamera, distrugge tutto, qua, butta giù il locale. Ascolta, per il momento finisce qua, ma ci rivediamo alla fine del primo round. Ma che ci rivediamo? Non ci vediamo più, ciao! Hai 10 punti e hai pescato una busta. Sì, che ovviamente non è un ripescaggio, sarà un'eliminazione, quindi io perderò, dai, ciao raga. Ci rivediamo dopo. Ciao. Ciao, ciao. Buonasera Sara. Ciao. Eleganza. Sì. Apposta per la finale. Sì, perché poi devo andare a dormire. Ah, hai capito, ok. Allora, come ti senti? Normale, tranquillissimo. Tranquilla, perfetto, ok.
come pensi che andrà questo primo round? Se non escono domande di scienze, boh. No, ma perché lei in effetti ha fatto bella figura, per cui vediamo, vediamo. Vai, prima domanda. Come si chiama la mascotte principale più celebre del parco divertimenti Gardaland? Via. Prezzemolo. Che rapporti hai con Prezzemolo tu? Mio amico, adoro Gardaland, quindi... La risposta corretta è Prezzemolo! 5 punti! Chi fu il primo uomo a mettere piede sulla luna? No, vabbè, Liam qualcosa, non lo so. 4 secondi? Non lo so. Qualcosa, non me lo so. Stop al tempo. Liam. No, non lo so, non me lo ricordo. Allora, la mia tesina di terza media. È stato un po' di tempo. Sì. La risposta era Neil Armstrong. Neil Armstrong, ma cacchio. Vuoi dare un pugno al muro? No, dallo pure. Perché lo sapevo? Dai pure un pugno al muro. Vuoi dare? No, ok, stai tranquillo. In quale stato del mondo cadde il meteorite che, tra le altre cose, estinse i dinosauri? Via. In Argentina, no! Ha detto Argentina! Non lo so, assolutamente non lo so. Sai che siamo in Sud America? No, è in Brasile. No. Colombia. Siamo in Centro America. Messico. È in Messico, più precisamente penisola dello Yucatan. Tutto ciò diede il via alla fine dei dinosauri. Quale celebre Twisty Puzzle 3D ha venduto nel mondo oltre 350 milioni di pezzi? Pensa a un puzzle. Twisty. Cubo di Rubik, non è un puzzle. Che cacchio ne so, non lo so. È risposto ormai. Lei mi ha detto cubo di Rubik. Sì, giusto per dire qualcosa. Allora, viene chiamato in due modi. Un modo è cubo magico. Ma va, ci ho azzeccato. L'altro modo è cubo di Rubik. Se lo merita l'applauso. Chi scrisse la favola Il brutto anatroccolo? Via. Non lo so, i fratelli Grimm sono gli unici che conosco che ho scritto favole. The Grimm Brothers. Saranno The Grimm Brothers? Qualcuno dice sì con la testa. Secondo me no, boh. La risposta corretta è Hans Christian Andersen. È vero, Hansel e Gretel anche. Sì, era proprio lui. Sapendo che le leghe di alluminio per lavorazioni plastiche vanno dalla serie 1000 a 9000, quindi dalla meno resistente alla quasi indistruttibile, qual è stata impiegata per la produzione della scocca posteriore dell'iPhone 6S? No, dai, tra l'alluminio e... No, dai, è troppo lunga, non me la ricordo. 5 secondi. Non lo so, non l'alluminio, l'altra. Non mi ricordo. L'alluminio, non lo so, l'alluminio. Mi devi dire il numero. Quale serie è il numero? 9000, che non lo so. Leggila tu. 7000, ma no, questa roba è indecente. Te la lascio per ricordo. Grazie. Per il momento ci salutiamo qua, a dopo. Mi sa per sempre. A dopo. È il momento di Simone che però, prima di iniziare a giocare, dice: nel caso non dovessi poi esserci più al secondo round, vorrei fare una dedica. Volevo augurare un bellissimo compleanno a Luca Salvador, visto che oggi è il suo compleanno, un mio amico. Tanti auguri, mi aggiungo al buon compleanno a Luca Salvador. Allora, caro Simone, è il tuo momento, come pensi che andrà? Speriamo bene. Ma ti sei preparato a casa oppure te ne sei fregato? Via cracca a manetta. Si è preparato, capito? Questa cosa mi piace. Vieni vicino a me. Però erano impossibili. Erano impossibili un po' come le nostre. Speriamo di no. Vediamo, prima domanda, vai. Come si traduce in spagnolo ho 14 anni? Años. 5 secondi. Stop al tempo, è scaduto il tempo. La risposta era, te lo faccio dire a te, vieni vicino però. Legge tu. Tengo 14 años. Questa era la risposta corretta, 0 punti. Prossima domanda. Come si chiama l'attuale nostro presidente della Repubblica Italiana? Mattarella. Lui mi risponde tranquillo, tranquillo, Mattarella. Ti ho detto presidente della Repubblica Italiana. Mattarella.
Mattarella, è giusto. In quale continente si trova la Giordania? Via. La Giordania si trova in Asia. Lui mi dice la Giordania si trova in Asia. Oriente, Asia quindi. Asia quindi. La risposta corretta, ma sai che Asia? Asia, è corretto, bravissimo. Quanti anni ha oggi Avril Lavigne? 89? 89? Non so chi c***o è. Vabbè, vai, vieni qua. Non lo so chi 89 è. Anni Avril Lavigne. Ma chi è? È una famosissima cantante. Ma chi è? Non la conosce nessuno. Vabbè, ha 34 anni soltanto. Ok, va bene. Di quanti pianeti è composto il nostro sistema solare? Via. Mercurio, Marte, Giove, Venere, Saturno, Urano e Nettuno. No. Sette. Lui l'aveva detto sul scoccare. Ha detto 7. La risposta corretta. Sai che te ne sei perso uno, è 8. È 8. Qual è universalmente ritenuto il metodo anticoncezionale più sicuro? Via. La pillola. Allora, lui mi ha risposto la pillola. L'astinenza, suggerisco. Su cosa avevi dubbi? Preservativo e pillole, immagino. Sì, penso. La risposta... Si può rompere. Diciamolo, perché? Perché il preservativo si può rompere. È giusto, è la pillola anticoncezionale! E tu, venite. È il compleanno, sono io Luca Salvador. Ah, ma è lui! Allora, tanti auguri! Buon compleanno, tanti auguri! Allora, vogliamo dire una cosa a lui, che ha fatto una bella figura, digli quello che vuoi. Bravo, che lo ringrazio per la dedica e per gli auguri e secondo me vincerà il Banana Quiz perché gioca all'Audax. Perfetto, a dopo, grazie mille. Buonasera. Buonasera. Allora, come stai intanto? Agitato. Davvero? Sì. Non sembrerebbe però. No, sto bene. Cosa ti agita di più? Niente, cioè sto bene. Allora, mi prende in giro, viene qua, mi prende pure in giro, capito? Boh, vabbè. Allora, prima domanda, vai. Cos'è che viene definito oro nero? Via. L'argento. Che è l'argento? Non ne so, è oro nero, cos'è? Cos'è che è nero? No, aspetta. No, boh, non lo so. Il p? P. Ma no, non vale ovviamente. Cioè, ma che? Non lo so. Il petrolio. Boh. Come si chiamava il partito della Lega prima dell'attuale nome? Il partito della Lega. Lega. C'era una parola in più. Lega Nord. Era Lega Nord. 0 punti! Cosa significa la parola Fiat, l'azienda che produce veicoli? Fiat, Federazione Italiana. Ti che c***o è? Ti. Trasporti? La? Ah, là, è vero, c'è la Federazione Italiana Automobili. Ciao, è finito il tempo! Allora, Federazione Italiana sì. Quella lì ok. Producono cosa? Automobili. E dove? In che città? Torino. Quello era. Nel brano Non ti dico no di Bundabash e Loredana Bertè c'è troppa gente ad agosto. Dove? Al mare. Lui mi dice al mare. Cantamela. No, cantare no. No, dice... Oh, non l'ascolto, cos'è che dice? Non ti porto, no, boh, al mare però. La risposta corretta è mare! È vero o falso che Arisa ha condotto un'edizione del Festival di Sanremo? Falso. Perché? Perché non l'ha mai condotta, non lo so, non guardo Sanremo, non so neanche chi è Arisa. La risposta corretta è che con Emma Marrone e Carlo Conti Arisa condusse un'edizione del Festival di Sanremo. Applauso. Chi ha vinto la 17ª ed ultima edizione del Talent Amici?
aspetta, la, puoi ripetere la domanda? Chi ha vinto Amici? Aspetta, la so. Applauso! Dai! Non lo so. Amici, amici, chi l'ha vinto? È Irama! Ah, sì. È stato bellissimo partecipare. No, allora, non andare via perché no. C'è una busta. Certo, dai, sto. Ok, non andare via, ci vediamo dopo. Volevo dirvelo io, però secondo me lei ha già capito tutto, perché... Lo dico io. Adesso è il momento della busta che abbiamo pescato all'inizio. Un applauso alle buste! Vieni, Lella. Allora, andiamo a consegnare le buste uno per uno. Francesco, ecco la sua busta. Simone riceve anche lui la sua busta. Mentre vengono consegnate le buste, io vi annuncio il contenuto di questa busta. Attenzione, perché non aprite. Il grande fratello. All'interno di una soltanto di queste buste c'è la carta banana. La carta banana permetterà a colui che la trova di, non guardate, di ottenere la bellezza di 10 punti in più. E attenzione, perché dai risultati posso anticiparvi che questa carta potrebbe assolutamente decretare la vincita di questo round ad uno di voi o ad una di voi. Ok? Allora, al mio 3, aprite la busta e verificate se avete la carta banana. 1, 2, 2 e mezzo, 3, via! Ma figurati! Niente! Niente! Almante ha trovato la carta banana! Un applauso ad Almante! Allora, cara Almante, hai 10 punti in più. Quindi... sei in vantaggio. Sei in vantaggio. Lei praticamente poteva anche stare a casa stasera che non cambiava niente. Allora, infatti, va bene. Allora, adesso andiamo a decretare le graduatorie. Ok. Vuoi dirlo tu, via le graduatorie? Via le graduatorie. Sì, ha capito tutto. Va bene, via. Sara, un passo avanti. Sara, non passi il turno. Mi dispiace. Bravi, fatele un applauso. Tommaso, un passo avanti. Tommaso, guarda, te lo faccio dire da te, guarda. Tommaso, passi o non passi il turno? Tommaso, non passi il turno. Non passa il turno, Tommaso, ma facciamo... Cioè, veramente, una cattiveria. La sportività di... Oh, lui è il mio rivale peggiore in tutto, raga. Oh, l'hai eliminato. Basta, basta. Almante, un passo avanti. Almante, passi al secondo round. Bravo Almante. Giulia, e Francesco, e Simone. Simone, passi il turno. Fai un passo indietro, Francesca e Giulia al centro, vicini. Soltanto uno di voi due accede al secondo round. Accede al secondo round. Io sono simpatica però, cioè raga. E lui no. Cioè, voglio dire. Vabbè, io sono più simpatica. Niente da dire al riguardo. Accede l'antipatico, Francesco! Beh raga, ciao. Mi dispiace. Anche a me. Vuoi dire qualcosa a qualcuno? No, ho già fatto troppo. Via, niente, va bene. Allora, facciamo un applauso ai nostri 3 finalisti ufficiali. Bravi. Allora, come state? Molto bene. Molto bene, tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto bene, ok, meraviglioso. Adesso ci prepariamo per il secondo round. Secondo round. Ognuno di voi risponderà ad un numero illimitato di domande. Verrà eliminato uno di voi, colui che per primo farà 3 errori, ok? Siete in fila indiana, si parte. Prima sei tu, come al solito in ordine alfabetico. Almante, mi spiace. In quale regione scorre il fiume Tevere? Regione?
Piemonte. Lei mi ha detto Piemonte. Il fiume Tevere scorre nel Lazio. Come si traduce in inglese la parola fiducia? Via. Fidelity. Lui mi ha risposto fidelity. Fidelity mi sa che è fedeltà, perché fiducia è trust. Il saccarosio è più comunemente noto come? Saccarosio. È una sostanza nel sangue. Non so cosa sia. Non so cosa sia. Questa la so. È scaduto il tempo. Vediamo se lei l'avrebbe saputo. Lo zucchero. Era zucchero. Un errore anche per te. Back to Black è il titolo di una celebre canzone cantata da quale artista? Beyoncé. Lei mi dice Beyoncé. La risposta corretta è Amy Winehouse. Cosa significa spoon in inglese? Via. Cucchiaio. Lui mi dice cucchiaio. La risposta corretta è cucchiaio. Bravo. Quanto fa 10 elevato alla meno 3? Via. 10 elevato alla meno 3 fa 0,001. 0,001, la risposta corretta è 0,001. Nella frase una donna s'alza e canta, la segue il vento e l'incanta. Canta e incanta formano una rima. Lei mi dice che canta e incanta formano una rima. La risposta corretta è rima. Brava. Nel 1949 un partito divenne l'unica forza politica a governare la Repubblica Cinese. Qual è il nome di questo partito? Partito Comunista. Lui mi dice Partito Comunista. La risposta corretta è Partito Comunista. In che anno si terranno le prossime Olimpiadi estive? Via. 2018. No, 2000 e... L'hai detto. 20. Era 2020, vabbè. Mi spiace. Come si chiama la famosa suite di programmi per ufficio di proprietà di Microsoft? Via. Windows. Lei mi dice Windows. Quando tu apri Word, apri Excel, stai aprendo una suite che si chiama... Google. No. Office. Sbagliata, quindi tu sei al terzo errore. Lui è in finale. Vabbè, mi portava quello. Bravo. Allora, se rispondi correttamente, essendo Almante a 3 risposte sbagliate, tu sei in finale. Qual è la quinta nota musicale? Via. Sol. Lui mi ha detto a un secondo dalla fine Sol. Cosa stavi facendo con le dita? Stavo contando le note. Come le contavi? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Quindi la quinta è? Do, re, mi, fa. Sol, è corretta, sei in finale. E io sono eliminata. Almante, sei eliminata, mi dispiace. Lo so. Però posso dire una cosa, terzo gradino del podio. Meglio di niente. Esatto. Allora, a chi vuoi dedicare questo terzo gradino del podio? Non alle mie prof. No, perché non ti hanno istruito abbastanza. Infatti. A nessuno, va bene, grazie. È stato bellissimo. Bene. Grazie. Ci siamo, è arrivato il momento del duello finale. Come ti senti? Teso ma non troppo, dai. Teso ma non troppo. Ci siamo divertiti. Vero, sono sì, d'accordo. Sì. Allora, 15 domande, mi raccomando, il gioco è famosissimo, non sto neanche a spiegartelo e a spiegarvelo. Non devi dare la risposta ovviamente opposta, cioè non la risposta sbagliata, ma devi dare la risposta corretta. Ok. Che cos'è la Dark Polo Gang? Una band. No. Cosa diventa l'acqua a temperatura pari a 0 gradi? Ghiaccio. Che lavoro fa Alessandro Borghese? Chef. Chi ha dipinto la Gioconda, nota anche come Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Come si chiama l'attuale allenatore del Milan? Gattuso. Quale rapper ha inciso il brano Cascare nei tuoi occhi? Giovanotti. Ultimo, che cos'è la Dark Polo Gang?
Una crew. Cosa diventa l'acqua a temperatura pari a 0 gradi? Ghiaccio. Che lavoro fa Alessandro Borghese? Chef. Chi ha dipinto la Gioconda, nota anche come Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Come si chiama l'attuale allenatore del Milan? Gattuso. Quale rapper ha inciso il brano Cascare nei tuoi occhi? Ultimo. Qual è la capitale di Israele? Gerusalemme. In che anno YouTube fu acquistata da Google? 2012. 2006. Che cos'è la Dark Polo Gang? Una crew. Cosa diventa l'acqua a temperatura pari a 0 gradi? Che lavoro fa Alessandro Borghese? Chef. Chi ha dipinto la Gioconda, nota anche come Leonardo da Vinci. Come si chiama l'attuale Gattuso. Quale rapper ha inciso il brano Cascare? Ultimo. Qual è la capitale di Israele? Gerusalemme. In che anno YouTube fu acquistata da Google? 2006. Pixel è l'abbreviazione di quali due parole inglesi? Non lo so. Picture Element. Che cos'è la Dark Polo Gang? Crew. Cosa diventa l'acqua a temperatura? Ghiaccio. Che lavoro fa Alessandro Borghese? Chef. Chi ha dipinto la Gioconda, nota Leonardo anche da Vinci. Come si chiama l'attuale allenatore? Gattuso. Quale rapper ha inciso il brano? Ultimo. Qual è la capitale di Israele? Gerusalemme. In che anno YouTube fu acquistata da Google? 2006. Pixel è l'abbreviazione di quali due Picture parole? Element. Cosa diventa un gas ionizzato ad alta temperatura? Esplosivo. Plasma. Che cos'è la Dark Polo Gang? Crew. Cosa diventa l'acqua a temperatura? Ghiaccio. Che lavoro fa Alessandro Borghese? Chef. Chi ha dipinto la Gioconda, nota anche come Leonardo da Vinci. Come si chiama? Gattuso. Quale rapper ha inciso il brano? Ultimo. Qual è la capitale di Israele? Gerusalemme. Mamma mia, ragazzi! Commento a caldo. Non lo so, io ragazzi, mi ha fregato ultimo. Commento a caldo. Sono andato in panico dopo ultimo. Ma quanto me ne mancavano per fare la quindicesima? Allora, sei arrivato alla... Non te lo dico. No, la 15? Non te lo dico. Se mi dici alla 15... Non te lo dico. Per il momento, ciao. Ciao. Ci siamo, è il tuo momento. Sensazione a caldo? Sono tesissimo. Sei teso? Davvero? Sì. Allora, sciogli la tensione, concentrati, perché qua è questione di tempo, velocità e concentrazione. Ok? Che cos'è la Dark Polo Gang? È una trap band. Cosa diventa l'acqua a temperatura pari a 0 gradi? Ghiaccio. Che lavoro fa Alessandro Borghese? Cuoco. Chi ha dipinto la Gioconda, nota anche come Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Come si chiama l'attuale allenatore del Milan? Gennaro Gattuso. Quale rapper ha inciso il brano Cascare nei tuoi occhi? Basso. Ultimo, che cos'è la Dark Polo Gang? È una trap band. Cosa diventa l'acqua a temperatura pari a 0 gradi? Ghiaccio. Che lavoro fa Alessandro Borghese? Chef. Chi ha dipinto la Gioconda, nota anche come Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Come si chiama l'attuale allenatore del Milan? Gennaro Gattuso. Quale rapper ha inciso il brano Cascare? Ultimo. Qual è la capitale di Israele? Gerusalemme. In che anno YouTube fu acquistata da Google? Passo. 2006. Che cos'è la Dark Polo Gang? Trap band. Cosa diventa l'acqua a temperatura pari a 0 gradi? Ghiaccio. Che lavoro fa Alessandro Borghese? Chef. Chi ha dipinto la Gioconda? Leonardo da Vinci. Come si chiama l'attuale allenatore del Milan? Gennaro Gattuso. Quale rapper ha inciso il brano? Ultimo. Qual è la capitale di Israele? Gerusalemme. In che anno YouTube fu acquistata? 2006. Pixel è l'abbreviazione di quali due parole inglesi? Passo. Picture Element. Che cos'è la Dark Polo Gang? Trap band. Cosa diventa l'acqua a temperatura? Ghiaccio. Che lavoro fa Alessandro Borghese? Chef. Chi ha dipinto la Gioconda? Leonardo da Vinci. Come si chiama l'attuale allenatore del Gennaro Milan? Gennaro Gattuso. Quale rapper ha inciso il brano Cascare? Ultimo. Qual è la capitale di Israele? Gerusalemme. In che anno YouTube fu acquistato da Google? 2006. Pixel è l'abbreviazione Picture di Picture Elements. Cosa diventa un gas ionizzato ad alta temperatura? Passo. Plasma. Che cos'è la Dark Polo Gang? Trap band. Cosa diventa l'acqua a temperatura pari a 0? Ghiaccio. Che lavoro fa Alessandro Borghese? Chef. Chi ha dipinto la Gioconda, nota anche come Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Come si chiama l'attuale allenatore del Milan? Gennaro Gattuso. Quale rapper ha inciso il brano? Ultimo. Qual è la capitale di Gerusalemme. Israele? In che anno YouTube fu acquistato? 2006. Pixel alla breve. Picture Elements. Cosa diventa un gas ionizzato? Plasma. Con cosa è aromatizzata? Commento a caldo. Impossibile. Tra poco scopriremo com'è andata. Ci siamo, il Banana Quiz 2018, quarta edizione, è giunto quasi alla conclusione. Manca soltanto la cosa più importante, cioè scoprire chi ha vinto. Prima di farlo però, io devo fare dei ringraziamenti, ovviamente. Allora, ci tengo a ringraziare coloro che insieme a me hanno costruito questo Banana Quiz, ovvero Matteo Garifo, Lella Costantini e Adriana Darkawi. Venite tutti qua, venite, 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 facciamo un applauso.
Matteo, vieni, vieni, vieni. No, devi lasciare le cuffie, non puoi, è l'ultima puntata. Facciamo un applauso a Matteo, che si fa tutti i montaggi, le grafiche, le post-produzioni, nottate insonni, insomma, veramente un lavoro sporco. Grazie mille a voi, di cuore. Un applauso a tutti i concorrenti, dal primo all'ultimo, perché senza i concorrenti il Banana Quiz non esisterebbe. Vero. Cioè, saremmo qua noi da soli a fare che? Niente. Esatto, quindi grazie concorrenti, grazie. Poi dovete sapere che quest'anno il Banana Quiz l'hanno guardato in decine di migliaia di persone, sia su Instagram TV che su YouTube. Salutiamo queste migliaia di persone, ciao! Grazie, grazie mille davvero. E poi un grazie di cuore a Leo Santinoli e a tutto lo staff del Banana, sempre il top, come ogni anno. Allora, Matteo, Adriana, Lella, in posizione, perché ci siamo. È arrivato il momento di scoprire chi ha vinto questa edizione del Banana Quiz. Francesco, Simone, Simone, Francesco. Fate un passo avanti. Uno, non dieci, un passettino. Madonna, che gambe lunghe ci avete. Allora, vince la quarta edizione del Banana Quiz. Io vorrei un Simone! Simone è il vincitore! Giusto, arriva il calmante! Francesco! Spazio ai giovani, spazio ai giovani! Dai! Era il più anziano stasera lui, era... Ascolta! Tanto che loro festeggiano! Sì, lasciatecelo vivere! Gli altri che siamo in tanti! Almeno tira su! Chiamateli, chiamateli, chiamateli! Vuoi dire qualcosa? No, va bene così, va bene così. Spazio ai giovani è giusto così. Vabbè, manco fosse vecchio, vabbè. Vabbè, è più di lui. 5 anni in più. Giusto, è vero. Secondo classificato. Dai, va bene. Comunque ne hai superati a decine. Sì, no, ma sono soddisfatto del risultato. Secondo classificato vince la medaglia d'argento. Bravo, vedi che questo la sapeva, vedi. Vedi, vedi. Congratulazioni, bravissimo. A presto. Dai. Allora, vieni qua, vieni qua. Oh. Oh, la stretta di mano, bravi, bravi. Allora, caro Simone, hai vinto il Banana Quiz 2018, riceverai ovviamente il tuo premio. Prima di salutarti io ti vorrei chiedere se vuoi dedicare a qualcuno questa tua vittoria. A tutti i miei amici che mi hanno sostenuto e sempre rotto le scatole per esercitarmi su questa finale, sempre. Bello, molto bello. Eri quello che si era esercitato, vero? Su Trivia Crack. È servito. È servito. Dai, dai, venite a festeggiarlo. Ha vinto il Banana Quiz. Tutta sola telecamera. Ciao, alla prossima. Grazie.